Buongiorno a tutti, benvenuti al 13° incontro del Mangiagalli Journal Club. Il tema di oggi è la chirurgia robotica in oncologia ginecologica. Ce ne parleranno il professor Landoni del San Gerardo di Monza, la dottoressa Zanagnolo dello IEO, saranno moderati dalla dottoressa Colombo della Mangiagalli. Sono qui oggi per noi, peraltro immagino che per il professor Landoni e per il dottor Buda dedicare tutta una giornata a noi è stato veramente un atto di grande generosità perché sappiamo cosa vuol dire un'intera giornata. Paola, che è la responsabile della nostra oncologia e che introdurrà la dottoressa Zanagnolo e il professor Landoni, a cui do di nuovo il benvenuto e che ringrazio veramente tanto. Professor Landoni lo conoscete tutti, è direttore dell'unità operativa di ginecologia dell'ospedale di Monza, proviene da una lunghissimissima carriera oncologica all'estero, all'oncologico europeo, quindi una fama indiscussa. Oggi parleremo della chirurgia robotica, in particolare in oncologia e alla luce anche delle nuove evidenze che sono emerse ultimamente sulla chirurgia mini-invasiva, quindi robotica laparoscopica in oncologia, e queste controversie sulla, come posso dire, minore sicurezza delle chirurgie mini-invasive rispetto alle tradizionali chirurgie laparotomiche. Quindi ci dedicheremo in particolare a questo aspetto. Parleremo sicuramente anche dell'intervento di del tumore del collo dell'utero, della Porzio, e vediamo quale sarà il futuro in oncologia della chirurgia robotica e laparoscopica. Non mi dilungo perché poi immagino che i due relatori avranno tantissimo da parlare e quindi ci sentiamo dopo. Innanzitutto grazie Paolo per l'invito. Devo dire che questa mattina quando sono entrato un po' di emozione l'ho avuta. Partiamo da quello che sarà l'aspetto del nuovo ospedale che stanno ricostruendo e dell'Università Bicocca, dicendo che ho due conflitti di interesse, uno con l'MSD e l'altro, forse non è neanche per conosci bene un conflitto di interesse, sono nel comitato scientifico del CNR francese. Quello che volevo farvi vedere è questo, perché nasce tutto qua. Nasce da un articolo di Malazza del 57 e un report dell'attività ostetrica e ginecologica della Mangiagalli che va dal 1906 al 1952, e quando avete smantellato la biblioteca 50 anni fa, 30 anni fa, sono riuscito a farmi dare, perché fanno parte, insieme ad alcune cartelle cliniche che sono appese al nostro reparto, di interventi fatti da Masazza, dove c'è scritto con o senza guanti addirittura. Prima di entrare nel dettaglio, ho chiesto a Paolo una breve parentesi, e la parentesi è questa, perché 5 anni fa, in questi giorni, moriva Sidery, ed è un amico che lavorava al primo piano della Mangiagalli, dopo i bagni, in fondo c'era l'ambulatorio di colposcopia, così mi ricordo, che io conoscevo da giugno del 71, perché vivevamo al mare assieme, lui a Chiavari, io a Sestri, e l'unico modo per noi ragazzi giovani, 16 anni, di andare al mare in moto era prendere la Val d'Aveto. Che era, vuol dire, fare la Milano-Piacenza sulla statale e poi fare la Val d'Aveto in moto, dove lui è morto esattamente a giugno di 5 anni fa. E quindi questo ricordo è per me fondamentale. E questo è il ricordo di Mario, 5 anni, un vuoto, devo dire, abbastanza incolmabile per alcuni. Quindi, due considerazioni che poi vanno. Porterà a termine, analizzeranno magari gli stessi risultati. Perché ho fatto questa premessa? Perché se noi andiamo a guardare, per esempio, quello che è stato pubblicato in PubMed per i tumori dell'endometrio, sono 1140, 1161
lavori che parlano dell'endometrio trattato per via laparoscopica e 357 che dicono della chirurgia robotica. Quindi noi dovremmo dire che alla luce di 1500 lavori l'evidence-based medicine per la chirurgia dell'endometrio è la via mini-invasiva, o comunque dovremmo avere avuto delle risposte, visto che ci sono 1500 lavori. Allora andiamo a vedere in realtà che cosa hanno prodotto questi lavori, qual è il livello di evidenza. Partiamo da questo, ho preso le riflessioni da studi, da analisi corpose, perché ripeto, vedete, ci sono alcuni lavori randomizzati che confrontano 35 verso 34 pazienti e dicono che la via laparoscopica è uguale alla via laparoscopica. L'altro studio randomizzato 54,60 in un braccio e 60 nell'altro, su una patologia che è curabile nel 96-95% dei casi, capite che 50 pazienti in un braccio e 50 nell'altro non dicono assolutamente nulla. Questo è il primo analisi della Cochrane pubblicata nel 2012, sono 8 studi randomizzati per un totale di 3.644 pazienti, li vedete i numeri degli studi: Fram 61 pazienti, Tozzi 122, Zorlu 52, Giullo 84, eccetera eccetera. Il vero lavoro, forse più interessante numericamente parlando, è quello del GOG, del Lab02, che ovviamente andremo a vedere. Quello su cui tutti i lavori più o meno dicono è che abbiamo una differenza non statistica, quindi un'uguaglianza tra la via mini-invasiva e la via laparotomica per quanto riguarda il recurrence free survival e l'overall survival. Quello su cui sono invece altamente esaustivi nelle risposte sono le complicanze e la mortalità. Quindi non c'è differenza sulla mortalità perioperatoria, c'è un vantaggio forse verso la perdita di sangue, c'è una riduzione significativa nelle trasfusioni. Io forse andrei a capire perché in laparotomia per un tumore dell'endometrio in alcuni di questi studi ho il 18% di pazienti trasfuse, ma forse non è la laparotomia, c'è il chirurgo, perché in laparotomia quando mai per un'isterectomia in un tumore dell'endometrio abbiamo il 18% di pazienti trasfuse, no? Quindi questo vi dice il valore scientifico dei lavori che sono stati presi e inseriti in questa analisi. Oppure le lesioni ureterali, 4-5% di lesioni ureterali per un'isterectomia laparotomica, non è credibile. O lo stesso delle lesioni vescicali. Quindi c'è un bias di fondo che, anche se si tratta di una Cochrane, un bias che è legato alla qualità dei lavori che io ho preso in considerazione. E lo stesso posso andare avanti per qualunque altra cosa, che sono le lesioni intestinali, le lesioni vascolari, eccetera eccetera. Il problema è che questi studi concludono, compresa la Cochrane, che la laparoscopia è associata a un uguale disease free survival e overall survival, e si spinge addirittura oltre, dice che visto che quei dati dicono che la cosa è uguale, proviamola su tumori particolari, quindi sarcomi e carcinosarcomi. Quindi capite, nella nostra scala di valutazione siamo passati dalla fase preclinica allo studio di fase 3, bypassando tutto quello che l'oncologo medico deve fare, perché non abbiamo nessuna regolamentazione. Andiamo più in dettaglio sullo studio LACE, no? Lo studio LACE è uno studio condotto sul territorio australiano, sono 18 centri, Australia, New Zealand e Hong Kong, 361 pazienti randomizzati, e anche qui quando io vado a vedere non c'è una grande differenza in termini di morbosità tra i due gruppi, però attenzione, dicono che siamo a favore della laparoscopia perché la post-operative morbidity è 23% nella via laparotomica contro l'11% nella via laparoscopica. Poco credibile mi rimane il 9% di infezioni della ferita, oppure poco credibile, scusate, torniamo indietro, sono
gli avventi avversi, 19% di avventi avversi seri nel gruppo laparotonico. C'è qualcosa che non torna. Quindi posso dire, parafrasando lo studio del CNR della Porzio, che diceva che la neoadiuvante seguita da chirurgia era uguale alla radioterapia, ma dimenticando di scrivere nel nostro paese, perché la radioterapia dello studio del CNR era una radioterapia inadeguata. Il mondo irradiava con 80 gray, lo studio del CNR irradiava con 50,4. Il mondo obbligava a fare la brachi, nello studio del CNR solamente il 36% aveva fatto la brachi. Quindi la neoadiuvante seguita da chirurgia era vincente per deficitaria trattamento nel braccio standard che era la radioterapia. E qui il trattamento mini-invasivo è vincente perché è gravato troppo forse rispetto a quello che è l'attuale standard di chirurgia il braccio laparotomico, e questo lo vediamo. Nella vostra pratica clinica, in clinica, in Mangiagalli, ma adesso anche a Monte, il 19% di avventi avversi seri in laparotomia non li avete. No? Quindi il bias è questo. Però anche loro continuano a dire che in realtà sono uguali. L'altra cosa, analisi, due anni successivi, sono aumentati i centri, ancora Australia, New Zealand, Hong Kong si è aggiunta alla Scozia, e ancora, pur estendendo il gruppo, a dimostrazione che è worldwide, cioè è in giro per il mondo, i risultati sono gli stessi, le curve di sopravvivenza e i risultati tra laparoscopia e laparotomia sono del tutto sovrapponibili. E queste erano le conclusioni. Lo stesso conclusioni possiamo trarle quando parliamo di chirurgia robotica, perché non è il macchinario, il problema, il robot facilita per la tridimensionalità, per l'alta mobilità dei bracci, poi Vanni dopo entrerà in modo più esaustivo su queste cose, ma anche nel confronto chirurgia robotica e chirurgia laparotomica i bias degli studi sono gli stessi. E anche quando vado ad analizzare la via laparoscopica o la via robotica, non ho, eccole qua, nessuna differenza. Sia per quanto riguarda le trasfusioni, per quanto riguarda le infezioni e qualunque altro tipo di complicanza. Le conclusioni di questo lavoro, che vi invito a leggere, che è anche molto bello, dicono che l'outcome clinico perioperativo tra la via robotica e la via laparoscopica sono simili, se non per una certa differenza nella perdita ematica. La seconda è che ovviamente, però sono un po' più avanti, si accorgono che mancano degli studi randomizzati, e quindi questa frase viene sempre messa. Ovviamente ci vuole casistica maggiore e studi randomizzati volti a rispondere a questo quesito. E nel tumore del collo dell'utero cosa succede? Eccolo qua. Dal 1971, primo lavoro pubblicato che dice l'isterectomia radicale per via laparoscopica, al 2018 ci sono 1312 lavori che potete rintracciare. Cervical cancer, laparoscopic surgery, cervical cancer, robotic surgery, sono 302. Quindi, ancora una volta, noi dovremmo dire alla faccia, 1600 studi pubblicati su PubMed, l'evidence-based medicine è la via mini-invasiva, o perlomeno qualche informazione certa dovremmo averla, no? Vediamo una delle meta-analisi più riportate in letteratura, sul British Journal, 2010, 2800 lavori per arrivare ad analizzarli 16, sono stati tutti esclusi per qualità dei dati, per mancanza di informazioni, per perdita della casistica, quelle che sono arrivate a ogni tabella, non so, se io ho 50 pazienti per braccio, poi parlo delle perdite ematiche, in una ce ne sono, ho l'informazione di 30 pazienti, nell'altra ce l'ho di 20. Quindi, alla fine, in 2800 lavori, ne abbiamo solo 16. Questo fa capire la qualità dei dati pubblicati in PubMed, che non corrispondono, pensate, a quello che nei congressi o a livello verbale noi stessi diciamo, no? Cioè,
Nessuno di noi pensa che la via mini-invasiva sia sopportata da dei lavori così di basso profilo. Nel nostro immaginario, quando diamo dell'informazione o parliamo alle nostre pazienti, abbiamo delle informazioni che nessuno di noi si immagina che arrivino da una povertà scientifica come stiamo analizzando, no? Andiamo avanti. E ancora una volta quei 16 lavori si concentrano su che cosa? Sulle perdite di ematiche che sono a favore della via laparoscopica rispetto alla via mini-invasiva, scusate, parliamo della via mini-invasiva, rispetto alla chirurgia tradizionale, lo stesso dicasi per quanto riguarda le complicanze e ancora una volta le conclusioni erano tutte a favore della mia via mini-invasiva rispetto alla chirurgia tradizionale. E adesso questo è il preambolo, è stato fino ad ora un preambolo un po' lungo, per avere una, chiamiamolo, un database condiviso su cui ragionare. Alla luce di quei dati adesso traiamo le nostre considerazioni, non solo sulla morbosità, ma sulla probabilità di cura e di guarigione. Allora, partiamo da questo. Non c'entra né con l'endometrio né con la chirurgia della cervice, è l'ovaio. E c'è a 5 anni un delta che è di circa il 20-24% in più di guarigione per chi è citoridotto ottimalmente rispetto agli altri. Ok? Questo vale per il disease di survival e per l'overall survival. Quindi vuol dire che se le opero in un determinato modo ho una maggior percentuale di guarigione, no? Quindi ritorniamo ai nostri studi precedenti, no? Questo è il nostro studio di prima, no? Lo ricordate? Dove diceva che erano uguali, le conclusioni erano uguali. Queste sono le curve presenti nello stesso lavoro, pubblicate tardivamente, su cui nessuno ha mai tratto delle conclusioni. Questo è l'incidenza di mortalità delle pazienti inserite in quello studio. Curva della chirurgia addominale, curva della mortalità per via mini-invasiva. Ho quel 20% di prima che mi giustificava l'approccio citoriduttivo nell'ovaio? Allora, quel 20%, se vale per la citoriduzione nell'ovaio, perché questa differenza nell'incidenza cumulativa di morte per via laparoscopica nell'endometrio devo far finta che non esista? Eccolo lì. Poi sicuramente c'è l'effetto banana, le curve si uniscono, no? Alla fine si uniscono, come quella è l'incidenza delle recidive. C'è un trend a sfavore della via laparoscopica, ma poi vedremo perché c'è un trend a sfavore delle recidive. Ma questo nessuno ne parla, è un 20% se voi vi mettete lì con il righello. E le conclusioni dicono comunque che non c'è differenza, ma io devo comunque ragionare, guardare le curve, no? Sull'effetto banana, cosiddetto, sono perfettamente d'accordo, ma io posso avere la stessa sopravvivenza, avere la recidiva due mesi prima e morire immediatamente, ma ho un intervallo libero più alto, più favorevole, ok? Poi c'è un altro problema. E questo studio non parla del conversion rate, non tutte le vie mini-invasive sono state portate a termine per via laparoscopica, sono state convertite in laparotomia, non c'è un'analisi in funzione al trattamento realmente fatto, c'è solo un'analisi in funzione allo studio randomizzato, quindi vuol dire che nella via laparoscopica ci sono solo casi più favorevoli, perché quelli per via, i casi più complicati, comunque li ho convertiti. E sono analizzati per via laparoscopica, perché sono stati analizzati per la randomizzazione. E poi non c'è un'analisi multivariata. Veniamo all'altro, che è il LAP02. Sì, scusate, posso? Prego. Se ho capito bene anche per loro, in pratica, nei criteri di selezione, le pazienti dovevano poter essere randomizzate alla laparoscopia,
Quindi, se una donna veniva giudicata non operabile laparoscopicamente, era esclusa prima del trial. Randomizzate, iniziano il trattamento e durante la chirurgia sono convertite. E l'analisi è in funzione della randomizzazione. Mi può andare bene che posso fare l'analisi all'intention to treat, ma devo fare anche un'analisi in funzione del trattamento realmente fatto. Perché, per assurdo, io posso avere delle cure diverse. Posso fare una multivariata? Quello studio la multivariata non ce l'ha. Ok? Veniamo all'app 02, che è quello che citiamo tutti, no? Quando noi parliamo, facciamo i nostri consensi informati, diciamo alla luce dell'app 02, alcuni l'hanno scritto anche nei consensi informati, le curve di sopravvivenza sono uguali. È uno studio di 2600 pazienti randomizzati, due verso la via laparoscopica, uno verso la via laparotomica, e le curve pubblicate sono queste. Uguali, le conclusioni dicono che è safe, bisogna farlo tranquillamente. Quello che dico agli specializzandi di Monza è che l'articolo si legge dalla prima riga dell'Arstat fino alla fine. In questo lavoro, nell'Arstat e solo nell'Arstat, c'è scritto che il 30% delle pazienti è stato convertito dalla laparoscopia alla laparotomia. Il 30% di 1700 pazienti sono circa 500, non 40 o 50, 500 pazienti che da via laparoscopica sono stati convertiti alla laparotomia e sono stati analizzati i loro outcome come se fossero state trattate per via laparoscopica. Okay? Seconda informazione, vi sfido a trovare nel primo lavoro di Walker e nel secondo il potere statistico dello studio. Non si parla, anche se su JCO, del potere statistico. Il potere statistico, ancora una volta, è scritto solo nell'abstract. Ed è questo. The primary study endpoint was non-inferiority of recurrence free interval, defined as no more than 40% in incremento. Ma nostra madre, nostra sorella, nostra amante, la faremmo trattare alla luce di uno studio che è capace di vedere solo una differenza di più del 40% tra i due bracci? Non ho sentito la risposta. Questo è quello che noi abbiamo in letteratura. E ovviamente anche in questo studio, vi sfido a trovarlo, non c'è un'analisi in funzione del trattamento realmente effettuato, non c'è una multivariata che possa matchare, perché alcuni hanno fatto anche una terapia adiuvante. Se ho convertito lo stadio terzo, avrà fatto un trattamento post, no? Non c'è un'analisi multivariata che mi confronti, perché dal punto di vista teorico, se io devo valutare il braccio chirurgico, devo prendere solo quelli che hanno fatto la chirurgia, non quelli che hanno fatto la chemio, la radio o robe varie. E questo non c'è, però è lo standard. Veniamo alla via laparoscopica mini invasiva, scusatemi, nei tumori del collo dell'utero. Questa era la premessa del LAC, no? Il LAC, lo sapete, includeva 1 a 1, 1 a 2 e primi B fino a 2 cm. Già la scelta dello studio della popolazione del campione partiva, a mio giudizio, da un bias, che l'1 a 1, l'1 a 2 e il primo B, 1 attualmente, hanno una percentuale di sopravvivenza che è più alta del 90%. No, l'1 a 1 forse è guarito al 100%, l'1 a 2 99%, e il primo B ha linfonodi negativi, perché se no gli faccio altra roba, poco ci manca. Però accetto il 90% e dico che lo ritengo uguale dal punto di vista statistico, sempre perché è una non inferiorità, l'84 per la via mini invasiva. Quindi ho già abbassato la soglia della via laparotomica e tengo ancora più basso questo. Questo è lo studio, è randomizzato, la conversione è, cioè, adeguata, no? Perché delle minime, solo il 3%
delle pazienti randomizzate alla via mini invasiva è stata convertita per la via laparotomica, della via mini invasiva 84% è laparoscopico, le robotiche sono 16%. Quando è uscito il lavoro, una delle prime obiezioni è stato che le informazioni a 4 anni e mezzo erano disponibili solamente per il 59% delle pazienti reclutate e per il primary outcome, che era il disease free survival, e del 54,3% per l'overall survival. Quindi qualcuno aveva da obiettare che queste curve, che erano significativamente a favore della via laparotomica, quindi meglio il taglio rispetto alla via meno invasiva, aveva come bias la mancanza di informazioni relative all'outcome, oltre al fatto che il braccio laparotomico aveva una percentuale di sopravvivenza superiore al 90%, ma era corretto che fosse superiore al 90%, l'abbiamo detto prima, no? Adesso sono stati presentati all'ASCO un paio di settimane fa queste nuove informazioni che tramite Alessandro abbiamo avuto direttamente da Ramirez. Quindi siamo a 75% delle informazioni disponibili per quanto riguarda il disease free e 69%, e le curve tendono a divaricare ancora di più, sempre a favore della via laparotomica rispetto alla via mini invasiva. In termini percentuali, questo è l'hazard ratio, vuol dire che per quanto riguarda l'intention to treat perdiamo, se facciamo un approccio meno invasivo, il 12%. Se lo facciamo in base alla pre-protocol population siamo attorno all'11%, quindi comunque sono uguali, quell'8% di persone che è stata convertita dalla laparoscopia alla laparotomia. Comunque è 12% meno di probabilità di cura. E queste erano le curve precedenti, queste sono le curve aggiornate. Questo è uno studio, c'è già qualcuno che sta pensando di riproporre uno studio confermatorio o no. Scusate, vuol dire che almeno noi italiani dovremmo non aver buttato via 6 anni di scuola di laurea, 4 anni di specialità o di 5. La probabilità che uno studio a parità di pazienti, di criteri di selezione delle pazienti, dia gli stessi risultati o li dia contrari è del 50%. Quindi perdo tempo. Questo dice la statistica. Uno non ci crede, chi vogliono rifare lo studio vada a parlare con uno statistico, uno che gli insegna. 50% di probabilità che dia risultati diversi. Il problema è capire e usare il cervello per capire se devo prendere una procedura e buttarla completamente via o trovare dei casi selezionati in cui farla. Questo è il messaggio. Visto che non posso solo pensare adesso, perché i risultati sono contrari, che quella scala degli oncologi, no? Sperimentale, fase 1, fase 3, adesso sono arrivato qua, bypassando tutto, siccome i dati non mi sono favorevoli, lo rifaccio uguale. Ma sta cambiando qualche cosa? Perché se fossero veri, io dovrei avere un peggioramento della percentuale di cura. Siamo d'accordo? Perdo il 12% di sopravvivenza. Allora, questo studio, sempre pubblicato sul New England, che è una rivista autorevole, no? Che è autorevole sempre, anche quando i dati non sono a mio favore, dice che dal SER, cioè lo studio americano dove si sono messi tutti i pazienti e stanno vedendo, raccogliendo tutte le informazioni, da quando si è introdotta la via mini invasiva, c'è una perdita di cura sul territorio nazionale che è almeno del 4%, si passa dall'8,4 al 5,8%. Quindi forse quel LAC non è proprio sbagliato, no? Se nella popolazione generale il risultato è lo stesso. E questo è confermato sempre da quell'analisi multifattoriale dove comunque la via meno invasiva è peggio, sia per gli adeno che per gli squamo, che sia robotico o laparoscopico,
e lo è soprattutto se il tumore del collo dell'utero è superiore ai 2 cm. Ok? Questo è ancora sempre il dato del SER e vedete come c'è una perdita di circa l'1% per anno dal 2006 ad oggi, perché nei 1600 lavori che vi ho fatto vedere prima dal 71, il grande gruppo, 2/3 di quei lavori sono stati pubblicati appunto dal 2005, cioè negli ultimi 10 anni rispetto a quelli di prima. Lasciamo stare Reich, che è stato il primo a fare l'istetomia radicale nel 1971, no? Che era Reich, non so se lo conosci, era quello che quello che era a New York, non so lui. Era diciamo un grande laparoscopista, non so se fosse lui. Sì, è stato lui il primo a fare l'istetomia radicale. Questi sono i risultati. Quindi io perdo tra l'8% 08 e l'1% per ogni anno in termini di sopravvivenza da quando è stata introdotta la via mini-invasiva. Qualcuno ha obiettato in uno dei vari editoriali dicendo: ah no, ma gli americani non sanno operare. Non sanno operare, stranamente sanno operare le ovariche che portano a NED nell'84-85%, non sanno togliere un utero. Mi può anche andare bene. Allora vuol dire che in giro per il mondo quelle curve non ci sono. È un multicentrico mondiale, ma non è stata fatta, dove peraltro c'è stato un controllo di qualità sui chirurghi. Certo, sono stati selezionati. Hai perfettamente ragione. Si doveva mandare un filmato e dovevano vedere il filmato, le dimensioni della malattia, il report di anatomia patologica, eccetera, eccetera. Comunque diciamo che prevalentemente sono americani, sudamericani e poi ci sono qualche d'un altro in giro, però penso che 2/3 dei casi, cioè la metà, siano oltre confine, cioè oltreoceano. Qualcuno ha anche detto che sono stati i paesi del Sud America a peggiorare l'andamento della via mini-invasiva rispetto alla via laparotomica. Questi sono tutti gli editoriali pubblicati, cioè uno può andare a prenderle. Cioè Ramirez, quando è venuto, ne ha fatti vedere decine, ok? Questo è il British Gynecology Cancer Society, lo trovate nel sito, no? E loro sono andati a vedere, no? Qua, la sopravvivenza delle donne trattate con tumore della cervice uterina dal 2013 al 2016, tra via mini-invasiva e chirurgia open. Queste sono le curve. Quindi non è solo americana la cosa, comincia anche a essere inglese. Qualcuno potrebbe anche dire che, perché me lo sono sentito dire diverse volte, gli inglesi non sono capaci di curare, perché guardate le loro curve di sopravvivenza. Certo, sono gli unici in Europa che hanno un registro serio. Il registro dei tumori in Italia non c'è, quindi forse noi conosciamo i nostri, che continuano a farsi controllare, ma quelli che vanno bene vanno nell'ospedale di fianco e non hanno le complicanze. Privatamente vi posso dire, quelli che vedo io che vengono con complicanze gestite da altri, così gli altri vedranno le complicanze degli interventi che facciamo noi. Però ci sono, è innegabile. Penso questo sia Kim, quello dove sei andata tu, Vanna, no? A Seul. Lui dice che i tumori della cervice superiore tra i 2 e i 4 cm trattati per via laparoscopica, cioè mini-invasiva rispetto alla chirurgia laparotomica. Quando in istituto abbiamo voluto buttarsi, cioè impegnarsi nella via mini-invasiva, abbiamo fatto armi e bagagli, Van è andata a Seul, giusto? Bocciolone è andato al Memorial e io me ne sono andato a Gustave Roussy, convinti di riportare l'esperienza degli altri qua. Però questo è l'oncologo chirurgo, forse uno dei più bravi di Seul, coreano, e lui pubblica questi dati, che sono comunque importanti. Oppure l'Università dell'Alabama, eccoli qua ancora, la via laparotomica, comunque la giro, è meglio. Se non è il 12 sarà il 14, se non è il 14 è l'11. Ma in qualunque analisi è confermato il trend. Eppure quest'altro
che trovate online, si chiama Meeting Abstract, che è interessante perché io qua ho sottolineato quello che conclude, dice che su un'analisi multivariata, dopo il controllo anche per razza, comorbidità, preoperative tumor size, histology, grade, smoking status, dice che la chirurgia mini-invasiva ha un alto rischio di recidive, con un hazard ratio di 2.4, quindi più del doppio. Inoltre, in un secondo modello, in aggiunta al primi fattori, dove sono stati inclusi lo spazio linfovascolare, la terapia adiuvante, immagini dello stato vaginale, ancora una volta chi viene trattato con la via mini-invasiva ha un hazard ratio di recidiva che è 2.37 volte più alto rispetto alla via laparotomica. Mi sembra che il voler fare un altro studio randomizzato sia inutile, una perdita di tempo, e dimostri come alcune persone sono semplicemente convinte in modo talebano della loro procedura, perché le informazioni attualmente sono queste. Ma perché è questo? Non è la via laparoscopica o la via robotica. Questo è uno studio pubblicato anni or sono da Chris Wagner sui tumori dell'ovaio. Erano pochi, va bene, 220 pazienti, alcuni non avevano sedi di metastasi addominale, della parete addominale, 8 ce l'avevano ma spontanee e 10 era stato creato semplicemente per l'evacuazione dell'ascite. Il rischio relativo di morte di quelle che avevano l'impianto nella parete addominale da cellule tumorali dell'ascite era 5 volte superiore agli altri e a 24 mesi solamente 4 persone, il 4% dei pazienti era vivo. Vediamo la forza, allora, vuol dire che c'è una diffusione. Queste sono alcune pazienti trattate anni or sono. Questa era una paziente primo B, squamoso, microscopico linfonodo positivo, trattata per con chirurgia e chemioradioterapia. A distanza di poco tempo, quindi un anno dopo, ha un impianto sottocutaneo trocar dalla parte opposta a dove aveva la micrometastasi. È stata asportata la prima volta perché era già nel campo di radiazione. A distanza di un anno e mezzo ne ha un'altra che interessa il porside inferiore, sempre controlaterale, che interessa la cresta iliaca ed è stata operata con l'ortopedico che ha montato la cresta iliaca. Arriviamo nel 2015, due anni dopo, a un'altra lesione sottocutanea paravertebrale che infiltra la vertebra, il canale midollare, è stata tolta e attualmente lei è viva, 2017, su una sedia a rotelle. Io una recidiva del genere non ne ho mai vista. Agosto 2007, altra mia paziente che continua a seguire, primo B1, squa, linfonodo positivo, chirurgia chemioradio, l'anno dopo ha due lesioni, una sul colon ascendente, poco sopra il cieco, non della parete, del colon, e l'altra a livello della glissoniana epatica, che per uno squamo sono delle diffusioni anomale, forse legate alla diffusione. Questo è solo per la patologia maligna? No, ce lo dice la storia naturale di pazienti dove di patologia benigna. Questa è una paziente che ha avuto una miomectomia laparoscopica e quella è un nodulo di mioma, eccolo lì, tolto per via laparotomica, impiantatosi dopo una miomectomia laparoscopica. Ma ce ne sono altre, ne vedete uno nell'immagine là, uno lì, e adesso Alessandro ne abbiamo un'altra da operare, no? Che ha almeno 3 localizzazioni peritoneali da miomi tolti per via. Quindi che cos'è? È l'utilizzo della CO2 o il morcellamento che noi facciamo. Questa è una bellissima review, vi invito a leggerla perché è quello che ha fatto scatenare l'annuncio dell'FDA di stare attenti quando noi operiamo anche patologie benigne, che fa vedere come quando ho poi
l'esame istologico che mi dice che non lo è, l'aver triturato o no la malattia peggiora significativamente la probabilità di guarigione. Non c'è il mioma, che comunque è recidiva, e il sarcoma, c'è una serie di in mezzo, di grigi, non è il bianco e il nero, che sono il mioma cellulato, il mioma bizzarro, lo stump, cioè il tumore di un certo potenziale di malignità, che io diffondo in cavità addominale. Ma quello che interessa, vado rapido, è questo. Ottenuto in Gynecology dicembre 2015, esattamente sei mesi dopo l'FDA ha un announcement sul fatto che non bisogna usare il morcellatore, bisogna evitare di fare trattamenti non adeguati estraendo pezzi non integri. In verde prima, scusate, la via laparoscopica mini invasiva, e in blu la via addominale. Rei sono i ginecologi che si occupano di specialità. Prima dell'announcement 16 facevano la via mini invasiva, 4 la via addominale. Dopo l'announcement 8 verso 13. Il mix minimally invasive gynecology specialist 40 verso 11, 22 verso 17. I ginecologi 8 verso 20, 7 verso 19. Quindi forse noi abbiamo più il cervello che ha ragione. Comunque, sempre a quanto dice chi ha dei registri che li raccoglie, 19% di riduzione dell'approccio mini-invasivo nelle miomectomie e 60% di riduzione delle isterectomie laparoscopiche sopracervicali. Quindi qualche cosa è cambiato. E anche i device che sono arrivati dicono che io posso teoricamente triturare perché il sacchetto è rigido, tiene, ma sempre nelle indicazioni c'è anche scritto che questo non trattiene le cellule, mi evita solo una volta di ledere gli organi attorno, ma non mi blocca, non mi impedisce la diffusione. Quindi, ed è la mia ultima diapositiva, è questa. Quando noi leggiamo gli articoli da cui abbiamo tratto queste informazioni, forse bisognerebbe sempre ragionare. Questa diapositiva me l'ha data la professoressa Nuzzo, che insegna statistica alla Georgetown e ha pubblicato questo articolo su Nature alcuni anni or sono, e dice quali sono i pericoli del P, di fermarsi a guardare solo se il P è significativo o non è significativo. Siamo tutti d'accordo che fare la ginnastica è utile perché impedisce di aumentare peso? Ok. Sempre da quello che è stato pubblicato, dice che le donne che fanno un esercizio almeno di un'ora al giorno guadagnano una riduzione di peso rispetto a chi non le fa, con un P altamente significativo, 0.003. Bene, ma quanto guadagnano? 20 kg? Qual è la differenza? Eccola qua. Guadagnano, dopo 13 anni di attività, meno di un chilo. Però è altamente significativo come P. Quindi qual è il messaggio, il take home message finale? I lavori sicuramente costituiscono il nostro background culturale scientifico, però devo sempre leggere attentamente. Da GSO, che non pubblica il potere statistico e accetta uno studio che è capace di vedere il 40%. I talebani che dicono che devo ripetere lo stesso studio nella speranza di vedere un miglioramento, quando a livello nazionale i registri nazionali dicono che ho un peggioramento dell'1% di sopravvivenza per ogni anno. Questo non vuol dire che bisogna essere contro la via meno invasiva. Dico che se devo operare un endometrio non uso il manipolo, per esempio. Perché il manipolo? Perché è dimostrato che usando il manipolo, stranamente, ho una maggiore percentuale di invasione vascolare. Io non so se è un'invasione vascolare spontanea o iatrogena, ma l'invasione vascolare è considerata un fattore di rischio che richiede terapia adiuvante. Allora forse è meglio non fare la terapia adiuvante. E noi non usiamo più nessuna device per il manipolo. Certo, è più difficile, è più lento, però si può fare. Penso che un primo B1 diagnosticato dopo cono
possa comunque essere fatto per via laparoscopica, o l'1-1 o l'1-2 possa essere fatto per via laparoscopica. Ma questo non me lo deve dire uno studio randomizzato, me lo deve dire il buon senso. Non è più, alla luce di questi dati, semplicemente dire, come sento dire da molti colleghi, la via laparoscopica è del tutto sovrapponibile alla via laparotomica, tu cure. No, devo saper selezionare. Cosa ho detto ad alcuni produttori di robot che mi hanno contattato, non certo dell'Intuitive, ma da altre parti, poi della via laparoscopica, che per me il vantaggio di avere più porsite dovrebbe permettere di avere in quei porsite degli agganci, come si facevano una volta, quelli di una certa età se lo ricordano, per sollevare automaticamente la parete addominale senza usare la C2. Per fare la gas, perché questo è il risultato della C2. Ci sono studi su animali che dimostrano come solo l'inoculo della CO2 favorisca la diffusione delle cellule tumorali e la crescita rapida, perché le cellule tumorali sono ipossiche e a pH acido, che è esattamente quello che fa la CO2. Grazie per l'attenzione. Volevo fare una domanda sulla chirurgia invasiva. Lei ha detto adesso che i primi stadi si può ragionevolmente pensare che possano essere trattati anche per via meno invasiva. Invece per quanto riguarda l'istotipo, si consiglia per istotipi speciali anche bassi stadi inferiori la meno invasiva o no? No, non la farei la meno invasiva. Ok, quindi non è solo lo stadio ma anche l'istotipo. Sono preoccupato degli adeno, che hanno già una prognosi peggiore rispetto agli spazi. L'endometrio è sieroso. Non lo farei. No, lo tratterei come un'ovarica. Sicuramente. E soprattutto non userei il manipolo, assolutamente. So che è molto più difficile, è più lento, ma io devo pensare sempre a quello che dico a tutti gli specializzanti. Se ci fosse sotto mia moglie, mia sorella o mia figlia, alla luce di questi lavori che costituiscono il mio bagaglio culturale, se io accetterei una via laparoscopica piuttosto che una via laparotomica. Questi lavori hanno impattato sulla vostra pratica clinica, cioè adesso c'è stato un cambiamento. E la scelta. Il mio modo di ragionare sì, sul mio modo di ragionare sì. Vi invito a fare un esempio, una prova. Domani siete in sala operatoria con la laparoscopia, alla fine prendete un foglietto di Tabota e lo mettete sulla zona cruentata e vi avvicinate con l'ottica. Nel giro di un minuto vedete il pulviscolo che va in giro per la cavità addominale, ci va in giro una garza, uno spongiostan, devo andare in giro delle cellule che non vedo neanche. Io non ho mai visto carcinosi peritoneale da squamo e ne abbiamo una in trattamento, ovviamente trattata da altre parti. Non ho mai visto una che ha una metastasi sulla glissoniana da squamo o una metastasi sulla sierosa del colon ascendente. Il problema è che non è l'ovaio dove alla recidiva queste malattie riesci comunque a cronicizzarle. A parte carbotaxolo, che oramai è, sembra di essere il distributore delle caramelle, qualunque roba schiacci il bottone carbotaxolo. Dopo il carbotaxolo nello squamo della porza non hai altro, topotina, risultato 5% in più. Tu puoi usare il beva, ma guarda lo studio del GOG240. E nell'endometrio sì, puoi usare la gencitabina, ma non superi mai l'8%, che è lo stesso tra l'8 e il 10, che sono i risultati che rialza il metrossiprogesterone acetato. Quindi te li giochi in prima battuta, per 4 buchi rispetto al taglio. Onestamente il mio modo di ragionare è profondamente cambiato. Primo, non nuocere. E sai quando è cambiato? Su un lavoro che purtroppo nessuno cita mai, ma che abbiamo fatto a Monza, Alessandro se lo ricorda, pubblicato nel 2005 su Gynecology Oncology. Il titolo è sbagliato, abbiamo cannato il titolo sicuramente. Erano 35 pazienti dove i nostri conovaio, dove i nostri ecografisti, Lissoni, Zanetta, cioè gente che
mi diceva se ti va bene è un borderline, se ti va bene, se no è un cancro. Noi 30, ne abbiamo operate, non so, 50, 70, abbiamo escluso quelli che erano cancri, cioè tumori, carcinomi, eccetera, e abbiamo analizzato i 35 che c'erano rimasti borderline, ecografici, non da anatomia patologica dove dentro due cellule. Di questi 35, 11 erano primi A, eravamo riusciti a toglierli integri, 24 o si erano rotti, o avevano già borderline sulla superficie, o avevano la citologia positiva. Tutte 35 hanno fatto una laparoscopia a 6 mesi e una laparoscopia a 12 mesi. Allora, degli 11 primi A, a un anno nessuno aveva impianti peritoneali, ovviamente erano state stadiate, no? Aumento, biossia. Dei 24 non primi A, a un anno 8 avevano impianti, 2 invasivi e 6 non invasivi, pari al 33%. Ma come, prima non ce li avevo, a distanza di un anno ce li ho. Pubblicato su Gynecology Oncology, il primo nome Andrea Maneo. Il titolo era penoso perché avevano detto la laparoscopia può trattare in modo safe il borderline. Già. Titolo anonimo. È lì che abbiamo cominciato a riflettere su questa cosa. Perché il 24%, il 33%, 8 su 24, che hanno malattie peritoneali, tumori borderline, quando un anno prima non avevano niente, è solo legato, istologicamente, solo legato alla CO2. Al fatto che io non so a priori se quella massa mi si rompe o non mi si rompe. Non so se quel mioma è mioma o è qualche cos'altro. Non so se quando apro faccio la colpotomia circolare per il tumore del collo dell'utero favorisco la diffusione. Non so se il mio manipolo messo per l'endometrio non crea altri danni. Quindi sicuramente il mio modo di ragionare, e lei lo sa, è cambiato profondamente, ma proprio profondamente. Grazie mille. Produrre Vanna è un piacere. È un piacere perché così l'ho conosciuta 20 anni fa durante l'ICCS a Roma, quando ho parlato in aula Nervi, te lo ricordi, sulla granulosa. Lei lavorava alla John Hopkins in quel momento e da lì è iniziato, lo dico pubblicamente, un filo spietato per farla ritornare in Italia, perché è una persona culturalmente valida, preparata, dedica all'insegnamento, quindi l'ho sempre detto che meritava un posto universitario, e una persona che dà l'anima dalla mattina alla sera in reparto, quindi è veramente una persona fantastica. Ed è attualmente la responsabile della chirurgia mini invasiva dell'Istituto. Quindi ci racconterà un'altra storia. Allora, no, in realtà, allora, grazie tantissimo professor Cellini per l'invito e poi per essere qui con Fabio, che ci manca, che a me manca personalmente molto in istituto. E ovviamente qui mi piace perdere facile, perché ovviamente dopo la presentazione del professor Landoni perderò, però io cerco di presentarti con la maggiore oggettività possibile quello che c'è available in letteratura e le considerazioni, molte considerazioni che ha fatto il professor Landoni valgono anche per me. Dice, ho cercato di valutare una review della letteratura per i diversi tumori ginecologici, quindi ho portato con l'endometrio, poi la cervice e poi l'ovario. Parto appunto dall'ACE2, valutavo su un numero superiore di pazienti invece l'impatto di eventi avversi severi del gruppo delle pazienti trattate nel braccio rispetto a quello mini invasivo, e la differenza era statisticamente significativa in favore del braccio mini invasivo, con ovviamente differenze significative che riguardavano i soliti parametri chirurgici e quelli che noi sappiamo.
e questa è la conclusione che suggerisce l'approccio laparoscopico come un approccio di scelta per il trattamento del carcinoma dell'endometrio in stadio iniziale. E qua l'AB2, ne abbiamo già parlato, era un grosso studio randomizzato con un rapporto 2-1 rispetto all'approccio laparoscopico. In quel momento la tecnologia robotica non era ancora disponibile e quindi si utilizzava soprattutto la laparoscopia. L'obiettivo era di confrontare l'approccio laparoscopico tradizionale, quello tradizionale laparotomico, e questi erano gli outcome che sono stati valutati. Il primo studio pubblicato era quello appunto del 2009, avete già visto, che dimostra che l'approccio laparoscopico è effettivamente eseguibile, è sicuro e riduce a una percentuale inferiore di complicanze e di durata del percorso postoperatorio. Bisogna pensare che questo si tratta di una popolazione, poi vi faccio vedere altri dati che lo mostrano, di una popolazione americana in cui la percentuale di obesità per i pazienti con carcinoma endometrio è altissimo, quindi il concetto di meno complicanze è molto importante, perché tu ti trovi una paziente di 400 pound, che sono circa 200 kg, in cui non fare un'incisione laparotomica porta a una significativa riduzione effettivamente delle complicanze, che ha molto più impatto magari di quello che possiamo vedere noi pur avendo pazienti sovrappeso. E chiaramente questo si ripercuote poi sulla durata del decorso posteratorio, quindi sui costi che in una società, in un'organizzazione come quella americana, sicuramente incontra. Passiamo alla chirurgia robotica. Quindi diciamo, laparoscopico, la conclusione è che sicuramente l'approccio minimo-invasivo può essere un approccio alternativo importante nel patologia dell'endometrio. Cosa abbiamo per quanto riguarda la patologia robotica? Meta-analisi, considerazione già fatta da Fabio, qui valutazione di più studi pubblicati, in cui però si arriva a solo 37 che erano effettivamente elegibili per essere valutati una meta-analisi. Qui valutavano il confronto degli outcome perioperatori, confrontando l'approccio robotico all'approccio open e laparoscopico. E qui le differenze, si vede che confrontando l'approccio robotico e quello laparotomico si ha una significativa riduzione delle complicanze del corso postoperatorio, della perdita ematica, quindi dell'incidenza di trasfusioni, e del rischio che la paziente possa essere poi richiede un nuovo ricovero dopo la dimissione, e questo in favore dell'approccio robotico. Confrontato invece con la laparoscopia tradizionale, comunque la conclusione era sempre che ovviamente queste conclusioni erano carine e interessanti, però ci servivano dei studi randomizzati che confermassero queste valutazioni per quanto riguarda ovviamente la chirurgia robotica, con quanto quella laparoscopica e l'ACTUR rappresenta un, come si può dire, più o meno discusso. Ecco, questo è invece un'altra meta-analisi in cui il numero di lavori ancora più inferiore, si parte da 174, si arriva a 17, e in questo caso si confronta l'approccio robotico a quello laparoscopico tradizionale. E il numero di pazienti è abbastanza elevato nei due gruppi. E questi sono i risultati in cui si confronta la percentuale di conversione che è a favore del braccio robotico, in quanto ci sono tutte le conversioni sono avvenute nel braccio laparoscopico, la percentuale di complicanze che è di nuovo a favore del braccio robotico e la quantità di perdita ematica. E quindi le conclusioni sono di nuovo che in termini di outcome perioperatori l'approccio, la tecnologia robotica aiuta l'approccio mini-invasivo nei confronti della laparoscopia tradizionale. Però di nuovo gli autori suggeriscono di studi che possano dimostrare in maniera statisticamente significativa queste conclusioni. Cosa c'è?
in realtà c'è molto poco, questo è uno studio randomizzato però con un numero effettivamente bassissimo di pazienti, 101 pazienti, confrontando che sono state randomizzate tra laparoscopia tradizionale e approccio robotico, e la valutazione era quella di valutare l'approccio robotico rispetto a quello laparoscopico portasse a un vantaggio in termini di durata della procedura. E poi c'erano tutti gli altri secondari outcome che sono stati valutati, ma in termini di effettivamente primary outcome si vede che almeno in questo studio randomizzato sia il tempo operatorio per se stesso sia il tempo passato in forma operatoria è stato inferiore per il gruppo trattato con il robot in maniera statisticamente significativa, come peraltro anche la rete di conversione, tutte le conversioni sono avvenute nel gruppo laparoscopico. Quindi in conclusione almeno in questo studio la tecnologia robotica ha permesso una riduzione del tempo operatorio e oltre che chiaramente in termini sia di procedura di per se stessa, in termini sia di tempo operatorio passato in camera operatoria e tutte una significativa riduzione della percentuale di conversione solo nel braccio laparoscopico. E quindi la conclusione è che l'approccio sicuramente robotico può rappresentare un'alternativa safe e effettiva nel trattamento del personale del tumore. Altro studio randomizzato, questo un numero appena superiore di pazienti, 120, e il primary outcome di questo studio era valutare se nello staging del carcinoma dell'endometrio, confrontando non in questo caso l'approccio laparoscopico ma l'approccio robotico con quello tradizionale, ci fosse una differenza in termini di possibilità di numero di linfonodi periottici che venivano ottenuti, e la differenza ed era un non inferiority study e come vedete il numero è elevato e qua è il risultato, come vedete il numero di non c'è una differenza tra il numero di linfonodi periottici che erano stati ottenuti con l'approccio tradizionale rispetto a quello robotico, e qui è la valutazione del non inferiority e come vedete mentre i soliti parametri perioperatori erano sempre in favore dell'approccio robotico, per cui chirurgici no? Sì, cioè c'era il tempo chirurgico, l'unica cosa è il tempo chirurgico, sì, che era in favore dell'open, però tutti gli altri, la perdita ematica e il decorso post-operatorio erano in favore dell'approccio robotico, cioè da quello che già sono tutti questi dati, sono tutti dati che sono sempre ripetuti in tutti gli studi di confronto, sempre tempo operatorio inferiore per l'approccio open rispetto al minimo invasivo in generale. E quindi la conclusione di questo studio era che robotico ovviamente dimostrava non inferiore in termini del numero di linfonodi raccolti, aveva un minore complication rate, un decorso post operatorio più breve, anche un costo totale più breve, minore, questo valutando non solo i costi intraoperatori che ovviamente sono superiori, ma considerando i costi post-operatori, del decorso post-operatorio che era inferiore ai 3 giorni e anche gli immediati costi sociali legati a un ritorno al lavoro che era più ritardato nel caso dei pazienti trattati con la laparotomia. Quindi la conclusione è che valutando con uno studio randomizzato la scelta di utilizzare l'approccio robotico è una scelta possibile alternativa che non va a discapito della qualità della chirurgia in quanto il numero dei linfonodi è analogo e probabilmente nelle loro mani con una struttura, un nerve system che è ovviamente molto diverso dal nostro, c'era anche un vantaggio economico. E questo è uno studio pubblicato molto molto recentemente, interessante in quanto si basa su un database della Danimarca che è ben strutturato e raccoglie tutti i dati del paese, e su più di 5.000 pazienti, hanno diviso in due gruppi questi pazienti, il gruppo 1 è quello che è stato sottoposto a chirurgia per il trattamento del carcinoma dell'endometrio prima dell'introduzione
della tecnologia robotica, il gruppo 2 invece dopo l'introduzione della tecnologia robotica. E l'outcome principale era la valutazione dell'incidenza e del tipo di complicanze intraoperatorie e postoperatorie fino a 90 giorni dall'intervento. Qui vedete come erano distribuite le pazienti e come era stato l'andamento in Danimarca in relazione alla modificazione dell'approccio al trattamento del carcinoma del endometrio. All'inizio del 2005 la maggior parte dei pazienti venivano trattate con l'approccio laparotomico, progressivamente c'è stata una riduzione di quello laparotomico, incremento di quello mini-invasivo laparoscopico, con invece dal 2010 un molto significativo incremento dell'approccio laparoscopico roboticamente assistito. E qui vedete i numeri che prima dell'introduzione della tecnologia robotica la maggior parte dei pazienti era trattata per via laparotomica, mentre invece con l'introduzione della chirurgia robotica la maggior parte dei pazienti è stata trattata per via mini-invasiva. E questi sono i numeri. Le conclusioni che non sono, la valutazione dei dati ha dimostrato che l'approccio laparotomico tradizionale aveva una incidenza significativamente maggiore di complicanze severe sia nei confronti dell'approccio mini-invasivo tradizionale laparoscopico sia nei confronti dell'approccio roboticamente assistito. Si è visto che il fatto di aver introdotto la tecnologia robotica ha portato a un incremento significativo dell'approccio mini-invasivo, e quindi la concomitanza è che l'introduzione della tecnologia robotica ha portato sicuramente a una riduzione statisticamente significativa delle complicanze severe nei pazienti trattate l'approccio mini-invasivo. Chiaramente qui l'ACMA era solo quello legato alle complicanze, quindi non c'è un'analisi della sopravvivenza, quindi non possiamo fare un altro commento che questo. In termini di outcome oncologici non abbiamo in realtà dati significativi in termini di studi di protocolli randomizzati per quanto riguarda la robotica. Qui ho messo a confronto i dati relativi al LAV2 con i dati pubblicati e vedete che non ci sono significative differenze. Questo ovviamente lascia il tempo che trova, però ci dice che guardando così non sembrerebbe che l'approccio robotico abbia un impatto negativo. Ma volevo dire, effettivamente possiamo essere d'accordo che l'approccio mini-invasivo è meglio per le pazienti affette da carcinoma dell'endometrio, ma perché dobbiamo farlo con il robot? Voglio dire, cioè uno capace di farlo con la laparoscopia, perché? Ed effettivamente è vero, perché se una persona ha uno skill laparoscopico adeguato non ha bisogno per un'isterectomia, per la determinazione dell'infarto sentinella del robot. Sicuramente l'indicazione può essere una delle indicazioni principali per l'utilizzo della tecnologia robotica, è sicuramente l'obesità. E effettivamente quando si parla di pazienti di questo genere, in cui il pensiero di fare una laparoscopia ti viene già male anche pensare di farla con la robotica, però diciamo che hai dei vantaggi. Ora, questi dati sono quelli dell'AP2 e vi dimostrano come la percentuale, la probabilità di conversione aumentava in maniera correlata all'aumento del BMI delle pazienti. E vi ricordo che appunto in quello studio c'è stato da 25-30% di pazienti che erano state iniziate per via laparoscopica e poi è stato necessario convertirle alla laparotomia. E questo vi fa vedere come effettivamente la percentuale di conversione arriva fino al 34% proprio in relazione ai valori di BMI più elevati. Quindi la popolazione molto obesa con l'approccio laparoscopico tradizionale ha un rischio di conversione estremamente alto.
E questo è uno studio vecchio, però, che dimostra in un centro in cui effettivamente inizialmente eseguivano principalmente la laparoscopia nel trattamento di carcinoma dell'endometrio. Questo è un gruppo che lavora in Ohio, dove c'è una percentuale di obesità estremamente elevata, ed è per dimostrare che l'introduzione della tecnologia robotica ha permesso di spostare a destra in maniera significativa la curva di probabilità di conversione, quindi col significato che si riusciva a evitare la conversione in un numero superiore maggiore di pazienti con BMI elevato, cioè quelle che avevano un BMI superiore a 35. E qui sono dei dati della letteratura in cui si mostra che effettivamente i pazienti con obesità severa, quindi un BMI superiore a 35, effettivamente le percentuali di conversione sono abbastanza uniformi, e comunque, se pensiamo ai dati dell'app, estremamente inferiori, perché variano dallo 0 addirittura al massimo del 15%, mentre là si arrivava fino oltre al 30%. Queste invece sono degli studi che confrontano nei pazienti sempre super obese, cioè con BMI superiore a 35, l'approccio laparotomico a quello robotico, e vedete che per quanto riguarda il tempo operatorio è sempre in favore della laparotomia, però gli altri parametri valutati sono in favore dell'approccio robotico, senza che ci fosse valori diversi per quanto riguarda il numero di linfonodi che erano stati ottenuti al termine della chirurgia. Ovviamente, quindi, le conclusioni sono ancora simili a quelle precedenti: l'approccio robotico è a favore, è meglio di quello tradizionale laparotomico per tutti questi parametri perioperatori, ma ovviamente non abbiamo degli studi randomizzati che ce lo confermino. Ora faccio una breve valutazione del discorso del fenotipo sentinella, perché è fatto sia con l'approccio laparoscopico che quello robotico e anche quello open. Molto rapidamente, l'importanza dell'utilizzo della procedura di fenotipo sentinella e l'applicazione non solo l'identificazione di fenotipo sentinella, ma anche l'applicazione di un algoritmo. Noi principalmente utilizziamo l'algoritmo dello Sloan Getter, che è quello tra i gruppi che hanno per primi adottato questa metodica, ed è quello che non solo dice di valutare e identificare il linfonodo sentinella, ma devono essere identificati tutti i linfonodi che appaiono come mappati dal tracciante. Devono essere valutati anche i linfonodi che appaiono sospetti e devono essere rimossi, e qualora non venga identificato da un lato il linfonodo sentinella, in quel lato bisogna per forza eseguire la linfadenectomia. E questo è confermato, l'importanza di applicare questo protocollo, questo algoritmo, perché si è visto che dai dati proprio dello Sloan Kettering, prima dell'introduzione dell'algoritmo, il rischio di avere dei falsi negativi era fino al 14%, quando si è ridotto invece al 1.9% proprio con l'applicazione dell'algoritmo. E quindi l'importanza non solo della tecnica dell'identificazione di fenotipo sentinella, ma di applicare questo algoritmo durante la nostra procedura. Allora, per quanto riguarda appunto questo, rapidamente meta-analisi in cui si valuta gli studi che sono stati valutati, sono 44, le diverse caratteristiche, i diversi parametri che possono avere un impatto sul successo della procedura di fenotipo sentinella. Un numero di pazienti abbastanza elevato, qui hanno valutato i diversi approcci chirurgici, i diversi tipi di mezzo di contrasto utilizzato e anche la sede di iniezione del metodo di contrasto. E quello che è risultato avere un impatto statisticamente significativo è stato l'utilizzo della tecnologia robotica, l'utilizzo del vernice d'oceanina e l'iniezione cervicale. Questo si vedeva che si aveva una detection rate bilaterale del 56%, con l'introduzione dell'indoceanina una detection rate che arrivava fino al 93% e con la tecnologia robotica fino all'86%.
E quindi la conclusione è che la procedura del rifiuto sentinella è accurata e facilmente attuabile, soprattutto utilizzando l'iniezione cervicale, l'indocianina, l'approccio robotico per ottimizzare la sensibilità e la detection rate. E quindi prospettavo un utilizzo futuro della procedura importante nell'ambito della ginecologia oncologica. Studio randomizzato, questo è lo studio di Emma Rossi pubblicato nel 2017, che era, il cui potere era stato calcolato per poter dare una risposta alla sensibilità e al valore negativo predittivo della procedura in formato sentinella, questo sulle pazienti che sono state arruolate, di queste era multicentrico, 293 erano valutabili proprio per, sia per valutare sensibilità che il valore predittivo negativo, invece quasi 400 erano valutabili per determinarne la safety e il successo di mappatura. E questo risultato, abbiamo una mappatura del 86% almeno, quindi sul lato, una mappatura bilaterale del 52%, che è abbastanza bassa, ma nella discussione l'autrice lo giustifica dal fatto che molti di questi centri avevano appena iniziato l'utilizzo della procedura di fenomeno sentinella, quindi erano la loro learning curve. E poi qui le sedi più frequenti di identificazione del fenomeno sentinella, che erano i 10 esterni e poi gli altri otturatori, e qui il risultato, che sono assolutamente reassuring, in quanto abbiamo una sensibilità del 97,2% e un valore predittivo negativo del 99,6%. Per cui la conclusione è che la determinazione, l'identificazione dell'infarto sentinella utilizzando il verde indocianina è sicuramente, può essere considerato una modalità che può essere alternativa al completamento della rifrattomia sistematica nella stabilizzazione del carcinoma dell'endometrio. Giustificando il fatto che è vero che il numero benché piccolo c'era il rischio di perdere delle pazienti che potessero avere dei linfonodi positivi, oltre che pur in presenza di un linfonodo sentinella negativo, però giustificava il fatto che però molte di queste pazienti non venivano sottoposte a una procedura quale quella della linfadenectomia sistematica, che ha dei rischi di complicanze che possono essere anche importanti. Questi sono i nostri dati rapidamente, dal 2017 al dicembre 2018 circa 100 pazienti, ma la maggior parte erano endometroidi, grado 1, primo A, quindi una popolazione estremamente a basso rischio, e questi sono i dati della detection rate, che era unilaterale del 98%, però bilaterale del 69%, che non è altissima, e quindi abbiamo introdotto il concetto della riniezione, per cui quando non identifichiamo un lato della pelvi, dei linfonodi pelvici, procediamo da quel lato a livello della cervice a riniettare quel lato, e di solito, come vedete, siamo passati da una detection rate bilaterale del 69% a una detection rate del 91%, quindi la riniezione può avere sicuramente un ruolo per ridurre ulteriormente i pazienti che necessitano di una linfadenectomia pelvica sistematica. Quindi in conclusione sembrerebbe che l'approccio minimoinvasivo possa essere preferibile all'approccio tradizionale, e sono d'accordo con Fabio con il concetto di non utilizzare manipolatore comunque, che sia una cosa essenziale. Forse la robotica può essere considerata preferibile alla laparoscopia, ma soprattutto nelle pazienti obese, e non sembra, anche qui bisogna discutere, però quello che abbiamo, non sembra che ci siano degli effetti negativi sugli outcome oncologici.
per quanto riguarda Sentinella ha una accuratezza diagnostica importante, è importante che però venga applicato seguendo l'apnoritmo, e questo concetto di rielezione può avere un'importanza proprio per aumentare la percentuale di detection bilaterale, quindi ridurre la necessità di linfarettomia pelvica. Ok, passiamo al carcinoma della cervice, avete già sentito molto, quindi cerco molte cose le rispondo rapidamente. Quello che ho fatto, sono partita dal prima del LAC e dopo il LAC. Cosa dicevamo prima del LAC? Qui è lo statement, il consenso statement dell'SGO del 2012, la robotica verso la parotomia, la robotica verso la laparoscopia. Come vedete, tutto, quasi tutto, in favore della robotica verso la parotomia e in parte anche della robotica verso la laparoscopia. Cosa diceva? Diceva solo nel 2018 l'NCCN diceva che il carcinoma della cervice dall'articolo stage 1A fino al 2A, una lesione ovviamente inferiore ai 4 cm, poteva essere trattato con l'isterectomia radicale, questa isterectomia radicale poteva essere anche con approccio minivasivo, e l'approccio minivasivo poteva prevedere l'approccio robotico, quindi era assolutamente considerato una scelta legittima. Andiamo alla meta-analisi. Allora, questa è una meta-analisi, ho scelto le più recenti perché le altre le ho anche presentate Fabio, era una meta-analisi che valutava la safety e la clinica, l'efficacia clinica della robotica verso la laparotomia e la laparoscopia. 22 studi solo alla fine, e in confronto con l'approccio laparotomico, gli studi hanno dimostrato che c'erano meno complicanze, un decorso postoperatorio più breve, una perdita ematica minore e un recupero alla dieta normale più veloce. Lo studio in confronto invece con la laparoscopia, gli studi erano minori e gli outcome era abbastanza simili, però c'erano molte limitazioni di questa meta-analisi, perché la qualità dell'evidenza era molto bassa e c'erano molti bias, e quindi una necessità suggerita agli autori di un studio prospettico. Altro di nuovo meta-analisi, questa più recente, addirittura pubblicata in realtà dopo che era stato pubblicato il LAC del 2019, 26 studi, in questo caso valutava anche proprio gli outcome oncologici. E qui vediamo il primo, quello superiore, valuta il confronto tra la robotica e la laparoscopia in termini di recidive, non sono apparente nessuna differenza, e quello in basso invece della robotica verso la laparotomia, anche in questo caso apparente nessuna differenza. Quindi il confronto della robotica con l'approccio laparotomico, stesse solite valutazioni dei parametri perioperativi, però mentre invece simile l'outcome per quanto riguarda la laparoscopia. Però c'era anche una valutazione in più, ed era quello che non sembrava ci fosse una differenza sugli outcome oncologici. Però c'erano molte criticità, non c'erano studi randomizzati. I gruppi in realtà presenti negli studi diversi erano molto diversi tra loro, quindi il confronto è estremamente difficile. E poi non esisteva una long term survival, una valutazione a lungo termine. E quindi tutto questo rendeva le conclusioni abbastanza scarsamente significative, e di nuovo richiedeva la presenza di uno studio randomizzato. Ecco, qui sono dati proprio di sopravvivenza, studi limitati, quello primo di Borges nel 2010, che era uno dei primi che aveva pubblicato. Questo è il nostro studio pubblicato nel 2016, in cui confrontavamo più di 200 pazienti che avevano fatto la isterectomia radicale robotica con 100 pazienti che avevano fatto quella addominale. I nostri dati non dimostravano una differenza nel disease free survival e overall survival, però chiaramente un centro singolo e valori retrospettivi. Questo è uno più recente, 2017, anche qui valutava la sopravvivenza, non c'erano anche qui una differenza significativa nel progressive free survival o overall survival, da notare che però
una percentuale di recidiva abbastanza elevata rispetto anche ai valori, a quelli pubblicati nell'ARC. E qui le criticità, dicono, valutando lo studio, è che in realtà i pazienti con dei fattori prognostici peggiori erano quindi le dimensioni, la presenza di dimensioni maggiori e anche di gruppi dal punto di vista etologico con prognosi peggiore erano presenti nel gruppo sottoposto al trattamento laparotomico, quindi evidentemente il fatto che poi andassero ugualmente bene dimostra che probabilmente il gruppo laparoscopico aveva dei problemi, perché altrimenti avrebbe dovuto avere una sopravvivenza migliore, che invece non ha avuto. Comunque, prima dell'ACRA la nostra conclusione era che l'approccio mini-invasivo poteva essere safe e eseguibile, c'era un miglioramento degli ACRA preoperatori e forse una riduzione delle complicanze. E apparentemente anche gli ACRA oncologici erano simili. Però si era sempre un po' titubanti, si diceva bisogna collaborare, bisogna avere, mettere insieme i dati e bisogna vedere, aspettare i dati dell'ACRA. E finalmente l'ACRA è partito nel 2018, è stato chiuso poi nel partito del 2008, è stato chiuso nel 2018, prima del completamento della CRUAL, questo era il disegno iniziale. Faccio rapidamente qui perché avete già visto le diapositive di Fabio. Qui avete visto, è stato chiuso precocemente nel giugno 2017, quando in realtà non era stato ancora raggiunto il numero adeguato di pazienti arruolate, perché un interim analisi aveva dimostrato che il braccio laparoscopico andava così male, in maniera così significativa, che non era più etico continuare lo studio. Questi sono i dati che avete già visto, l'unica considerazione in questo caso è che effettivamente nel braccio mini-invasivo il numero di procedure roboticamente assistite era molto molto bassa, però vedremo che poi abbiamo dei dati che sembrano non dire che questo possa avere un impatto sulla cambiare la nostra interpretazione dei dati. Qui era quella considerazione che faceva Fabio, che però abbiamo visto che sull'update del 2019 le informazioni disponibili sono quasi ora più del 75%, quindi questa considerazione non vale più. Queste sono le curve che avete visto sul disease free survival, la differenza statisticamente anche significativa, con un deficit treat del 96.5% per l'open confrontato al 76% per la mini invasiva, e lo stesso differenza per quanto riguarda quando si valutava per il protocollo. Qui l'overall survival ho già visto. Ecco, una considerazione: lo studio sicuramente non aveva il potere per valutare, per fare una subanalisi dei sottogruppi, però si è andato a valutare il numero di pazienti che avevano un diametro tumorale almeno di 2 cm, vedete che sono distribuiti in maniera uniforme nei due gruppi, e la differenza esiste una differenza che non è statisticamente significativa, però è evidente nel gruppo che è stato sottoposto alla laparoscopia o comunque all'approccio mini-invasivo con un diametro almeno di 2 cm, comunque una percentuale di recidiva che è superiore, seppur non in maniera statisticamente significativa, però no. È una conclusione che non si può fare, perché come effettivamente anche gli autori nel loro commento, nella loro discussione dicono, non si può fare, non si possono estrapolare le conclusioni dello studio per dei tumori con caratteristiche prognostiche molto migliori, perché il potere dello studio non lo permette. Quindi si può dire semplicemente che non sappiamo se effettivamente in questo gruppo di pazienti, per pazienti con un diametro tumorale minore 2 cm, l'approccio mini-invasivo abbia effettivamente un effetto negativo. E cosa è successo? Cosa è successo after l'ACC? After l'ACC c'è stata, io ero al GO quando sono stati presentati i dati, ed è stata una cosa abbastanza scioccante, cioè un silenzio assoluto nell'audience, e da lì un po' nei giorni successivi i media si sono esplosi, per cui c'è stato anche un coinvolgimento anche della awareness delle pazienti molto maggiore che in qualsiasi altra discussione di risultati di trial clinici. E qui come è cambiato lo statement
dell'NCCN del 2019. In questo caso si dice che effettivamente il trattamento può essere sia open che laparoscopico, però le donne dovrebbero essere sicuramente molto attentamente informate circa i rischi e i benefici dei differenti approcci, quindi informate sui dati, sui risultati dello studio, dello studio DAO. Ora, questi sono invece la pubblicazione del FIGO Report 2018, in cui cita i dati dell'ACI, dice che effettivamente questo dimostra un outcome peggiore dell'approccio minivasivo, però diciamo che è abbastanza possibilista, perché loro concludono, dovrebbero essere fatti altri studi per confermare questi dati. Questi invece sono l'ACI tedesco, anche qui sottolinea la presenza di questi studi, che però la presenza di questi dati derivati dall'ACI, in cui dice però forse questo suggerisce che bisognerebbe modificare qualcosa nella tecnica che noi utilizziamo, per esempio il manipolatore, per esempio la scelta di chiudere la cupola vaginale prima di aprire la vagina. E quindi la conclusione è che in realtà probabilmente anche in questo caso bisogna discutere con le pazienti, però l'approccio minivasivo non è proprio da eliminare. E questi sono alcuni dei commenti che sono stati dei editori che sono stati pubblicati su vari giornali, editori che sono stati pubblicati addirittura prima che ci fosse la pubblicazione dell'ACC. Questa è una slide che mi ha gentilmente prestato Ramire. Questa è una di questi in cui si faceva una valutazione al fatto che valutando il numero di pazienti arruolati e i centri, sembrava che ogni centro avesse arruolato solo 2 pazienti per anno, cosa non vera, perché ovviamente non tutti i centri sono stati arruolati allo stesso tempo, e quindi probabilmente il centro è stato arruolato per 4-5 anni, aveva un numero di pazienti per anno superiore, e questo lo si vede da questa appunto slide che mi è stata prestata da Pedro. Altra valutazione era il fatto che non tanto il braccio mini-invasivo andasse male, in realtà era il braccio open che andava benissimo, perché era una percentuale di residuo 2.2%, per cui ti chiedevi magari forse noi dobbiamo andare a imparare a fare la laparotomia perché sono così bravi rispetto. E però ci sono dati che in realtà non sono, che possono supportare questo, ci sono dei dati presentati in letteratura in cui la sopravvivenza sopravvivenza nelle pazienti trattate appunto per carcinoma della cervice e le percentuali del gruppo open sono abbastanza effettivamente simili a quelli descritti dallo studio là. Quindi probabilmente questa osservazione è vera, va molto bene, ma non è estremamente inusuale. Ci sono altri studi che supportano questo risultato. Ecco, un altro concetto che è già stato discusso, altri hanno detto sì, effettivamente, però noi non sappiamo quanti di queste pazienti, in queste pazienti sia stato manipolatore, se quindi l'utilizzo del manipolatore possa aver avuto un impatto. Oppure altre considerazioni che sono state fatte erano anche legate al fatto che forse noi ci trovavamo di fronte a un gruppo di chirurghi che non sapevano effettivamente operare, cioè quindi una proficiency dal punto di vista chirurgico. E questa è stata una delle considerazioni che spesso è stata ripetuta negli editoriali. Però e poi va bene il fatto che non ci sono state fatte una valutazione di sottogruppi in base al tumore, alla dimensione del tumore, in base allo stadio, all'istologia, eccetera. Però se si guarda al problema della proficiency, questi erano i criteri di inclusione per poter partecipare allo studio, che effettivamente dovevano essere i centri che volevano partecipare, dovevano presentare almeno 10 casi con tutti questi dettagli e dovevano mandare 2 video non editati di una isterectomia radicale. E questi erano poi rivisti da due indipendenti reviewers. E se questi entrambi giudicavano che ci fosse un'adeguatezza chirurgica, il centro veniva considerato per l'arruolamento. Per cui il concetto di proficiency effettivamente era ben evidente. Questa è un'altra valutazione che di nuovo
sottolinea i limiti dell'LAC dicendo che appunto non c'era, i dati non erano completi, però se lo sono e non c'è differenza. Non c'era sicuramente uno stato per una centra patologica, cioè quindi non erano stati rivisti da un solo da un solo gruppo di anagmopatologi, ci sono dei dati che mancavano e non c'era ovviamente c'era una distribuzione ineguale tra laparoscopia e robotica. Per cui questa editorialista alla fine ha addirittura concluso che questo non vuol dire che dobbiamo abbandonare l'approccio mini-invasivo e addirittura dobbiamo delegare ai pazienti la scelta di come essere trattati, che ritengo che sia assolutamente abbastanza assurdo poter pensare che una paziente deve può decidere sicuramente, ma deve essere adeguatamente informata. Questi sono invece dei dati pubblicati dopo il LAC da Sloan Kettering e qui effettivamente, pur non essendoci una differenza statisticamente significativa nei loro dati tra le pazienti trattate con l'approccio robotico e quelle omini-invasivo e quelle con l'approccio laparotomico, pur non raggiungendo un valore statisticamente significativo, la percentuale di recidiva è sicuramente maggiore nel gruppo trattato con l'approccio omini-invasivo. Questo è uno studio abbastanza recente, pubblicato nel 2018, o coreano, in cui è un population based analysis in cui si valuta, basato sul cancer registry coreano, in cui si valutano i risultati legati a più di 3.000 pazienti che erano state sottoposte a isterectomia radicale robotica verso la laparoscopica oscurata verso l'addominale tradizionale. In questo studio le complicazioni intraoperatorie erano in favore erano meglio ovviamente nel caso dell'approccio invasivo, come lo erano in termini di incidenza di trasfusioni e anche di percentuali di trattamento post-operatorio. Qui sono le curve e in termini di overall survival non c'è una differenza significativa. Ovviamente loro quindi concludono che la isterectomia radicale laparoscopica presentava un rischio minore di complicanze perioperatorie e che aveva dei outcome oncologici simili. Per cui nel loro caso, basandosi su questi loro dati, ritenevano che l'approccio mini-invasivo possa essere proposto alle pazienti senza grossi problemi. C'erano i limiti che loro stessi hanno ammesso nella discussione, mancavano delle valutazioni in base alle caratteristiche del tumore, non si capiva poi come era stata la scelta della selezione per i pazienti che dovevano essere sottoposti alla chirurgia mini-invasiva piuttosto che a quella tradizionale. In più c'erano dei bias legati al fatto che alcuni pazienti non erano state accettate per la loro regime assicurativo, quindi era difficile poter concludere in maniera sicura che effettivamente non ci fosse una differenza. Questo è uno studio di un singolo centro che ha confrontato la sopravvivenza, gli outcome di survival di pazienti sottoposte a chirurgia mini-invasiva nei confronti del tradizionale. Ed è uno studio però retrospettivo case control. E qui vedete che valutando in termini di tumore superiore a 2 cm meno di 4, ovviamente si vede una differenza statisticamente significativa in favore dell'approccio open, quindi che supporta quindi i dati dell'AC. Però quando si va a vedere i dati relativi ai tumori meno di 2 cm, la differenza non sembra significativa. Per cui la conclusione degli autori è che sicuramente l'approccio mini-invasivo è da evitare per tumori superiori ai 2 cm, mentre può essere ancora considerato per quelli con diametro tumorale inferiore ai 2 cm.
e quindi non bisogna abbandonare l'approccio minimo invasivo, però bisogna passare attraverso una selezione adeguata delle pazienti che possono essere ancora trattate con l'approccio minimo invasivo. E questo è uno studio, anche questo recente, retrospettivo, però interessante perché pone uno dei problemi che si è discusso a lungo appunto nel valutare i dati dell'LAC, del fatto che cos'è che effettivamente ha causato un outcome così peggiore per l'approccio mini-invasivo, cioè può essere l'utilizzo del manipolatore, può essere il fatto che appunto la cupola vaginale non è che chiusa e quindi che al momento dell'apertura della vagina il tumore venga a contatto con la CO2 del pneumoperitoneo. Quindi questi autori hanno fatto questo studio retrospettivo in cui confrontavano due metodiche, una delle quali era una nucleo touch technique che prevedeva la creazione prima dell'inizio dell'intervento, la creazione di una coppetta vaginale che copriva il tumore, non l'utilizzo del manipolatore uterino e un tentativo di cercare di toccare il meno possibile la cervice durante la procedura, ovviamente rimuovere poi lo specimen in un sacchetto. E si è visto che confrontando overall tutti i pazienti, indipendentemente dal diametro tumorale, non c'era, confrontando con l'approccio tradizionale, non c'era differenza in termini di overall survival e disease free survival, e questo valeva sia per i diametri inferiori ai 2 cm che per i diametri superiori ai 2 cm. E quindi gli autori concludono che questo potrebbe essere una, se qualora si volesse ancora prendere in considerazione la via mini-invasiva, questo approccio che cerca di prevenire in maniera assoluta la possibilità di spirito, cioè di cellule tumorali in cavità addominale, dovrebbe essere preso in considerazione. Però ci sono poi questi dati, questi sono recentissimi, sono stati pubblicati e poi presentati all'ASCO a fine maggio, e questi sono dati statunitensi, un multicentrico, quindi prevalentemente chirurgia robotica, in cui è stato fatto un disegno abbastanza simile a quello dell'HAC per valutare con un periodo di intervallo analogo a quello dell'HAC i dati sull'overall disease free survival e survival. Sono il numero di pazienti 704, il confronto è tra open e mini-invasiva, la maggior parte era o mini-invasiva, se si è stato per 100 di casi, la maggior parte era robotica. E qui sono i dati, si vede che confrontando l'approccio mini-invasivo a quello open, effettivamente l'approccio mini-invasivo mostra un aumentato rischio di recidive. Stiamo parlando di uno studio retrospettivo, però comunque è uno studio che conferma i dati dell'HAC. E questo invece valutando per tumori con un diametro inferiore a 2 cm, e anche in questo caso, come vedete, il rischio di recidiva è sicuramente superiore nel gruppo trattato con l'approccio mini-invasivo. Ovviamente il ruolo del manipolatore uterino, in realtà il numero di pazienti in cui non è stato utilizzato era abbastanza basso, solo 28, ma nessuno di questi pazienti ha dimostrato recidiva. Forse un ruolo per il manipolatore uterino c'è. È sicuramente uno studio che ha delle sue strength, il fatto che è uno studio che coinvolge solo la robotica, è stato infatti in 700 con un alto volume di casistica e c'erano tutti i dati quattro occhi, però chiaramente è uno studio retrospettivo. Futuro, quindi stiamo facendo in Europa uno studio analogo, in cui anche questo retrospettivo che è stato proposto da CIVA e che presuppone la valutazione ovviamente retrospettiva di pazienti trattate tra il 2013 e il 2014 sia con l'approccio mini-invasivo che quello open tradizionale, per valutare il disease free survival, ovvero survival in Europa, quindi volere restringere la valutazione in una zona geografica che dovrebbe avere dei criteri di selezione chirurgici abbastanza analoghi. Vedremo il risultato di questo. Però c'è chi appunto vuole rifare lo studio randomizzato. Questo è uno studio randomizzato proposto da Falconer di
dal Karolinska University Hospital, ed è questo però da applicato solo per l'approccio robotico, considerando che l'approccio robotico effettivamente non necessita l'utilizzo del manipolatore, e si presuppone si utilizzino anche delle pressioni intra-addominali inferiori. Non ci sono dei dati in realtà delle specifiche del protocollo per quanto riguarda invece la chiusura della vagina prima di aprire la cavità addominale. Dovrebbe essere una randomizzazione 1-1, e da quello che ho sentito ci sono almeno più di 30 centri che sono interessati a partecipare. Chiaramente vedremo se qualcosa di diverso o qualcosa ci può essere suggerito. Comunque, come sono cambiate le conclusioni? L'approccio minimo-invasivo nella esterectomia radicale safe, c'è un punto di domanda, sicuramente eseguibile ma non più così safe, stessa valutazione per quanto riguarda le complicanze e i perioperativi ACAMS, ci sono gli stessi dubbi per quanto riguarda gli ACAM oncologici che si avevano per l'approccio minimo-invasivo tradizionale, quindi sicuramente bisogna essere cauti, sicuramente bisogna pensare o a mettere i dati in collaborazione con altri centri, oppure appunto partecipare, se si ritiene di farlo, a nuovi studi organizzati, però comunque le pazienti devono essere molto ben informate del fatto che dei dati contenuti in uno studio organizzato ci sono, e quindi i pazienti devono poter scegliere, poter dire la loro. Ok, rapidamente il carcinoma dell'ovaio, che ruolo può avere la robotica nel management del carcinoma dell'ovaio? Sicuramente allo stadio iniziale, nello stadio avanzato è un yes no, ma più un no, e probabilmente in qualche caso selezionato di recidiva. Quindi sicuramente può essere nei casi iniziali di carcinoma dell'ovaio, nello stage o nel restaging, qualora la paziente sia stata diagnosticata ma non abbia fatto lo staging. Le aree, il tipo di procedure che possono essere eseguite sono le vedete qua. L'unica problematica è che chiaramente ci parliamo di procedure che vengono eseguite sia a livello della pelvi che a livello addominale. E ci sono delle limitazioni a volte nell'utilizzo del robot per queste ragioni, passando dalla procedura pelvica a quella invece addominale. Questo soprattutto valeva per l'SI, modello SI, in cui per eseguire la procedura di staging, dopo aver eseguito la esterectomia, la mesectomia e la linfadenectomia pelvica, richiedeva una rotazione o del letto o del robot di per se stesso per poter procedere alla linfadenectomia robotica. Ora con il nuovo modello LXI invece effettivamente questo non è più necessario, anche il numero di porte è molto inferiore, e l'unica cosa che si deve fare è anche non si deve assolutamente mobilizzare né la paziente né il carrello del robot, ma semplicemente si fa una rotazione di 180 gradi del boma, che è appunto questo braccio articolato con tutti i bracci singoli. E questo infatti la prima volta che abbiamo usato il Da Vinci XI nel 2005 abbiamo fatto subito una procedura di stadiazione per personale dell'endometrio che senza alcun problema. Questo sull'appunto utilizzo per la stadiazione ovarica, qui è giusto per vedere il numero di linfonodi ottenuti con studio pubblicato da Margherina 12.9, confronto con i dati disponibili per la laparoscopia meglio overall, e questo è per farvi capire quale può essere effettivamente il ruolo della robotica anche in questo caso. Effettivamente ci sono chirurghi che hanno uno skill adeguato, che possono eseguire una linfadenectomia lombo-aortica, la laparoscopia è una selezione subordinata, però
questo è uno studio pubblicato da Cole nel 2004 che ha dimostrato che per riuscire ad arrivare ad una proficiency adeguata nell'esecuzione della linfadenectomia lombo-aortica erano necessarie più di 100 operazioni, cioè più di 100 operazioni per allungare una media linfonodale che era superiore, che era intorno al 16 al 18 linfonodi rimossi. Questo invece è il nostro studio, pubblicato nel 2013 su 51 pazienti, la nostra media di linfonodi ottenuti a livello lombo-aortico era intorno ai 15, quindi del tutto adeguato con un numero limitato di pazienti, considerato che ovviamente le procedure non erano fatte da un solo chirurgo. E quindi la nostra conclusione erano favorevoli all'utilizzo della tecnologia robotica proprio nell'utilizzo della stadiazione del carcinoma dell'ovale, considerando che noi non eravamo laparoscopisti così bravi da poterlo fare per via laparoscopica tradizionale. Questo è giusto per farvi vedere come sono possibili l'utilizzo del robot anche per una esecuzione di una linfadenectomia retroperitoneale, brevemente, qui è come vengono messi in porta. Ruolo nel carcinoma avanzato dell'ovaio. In realtà pochi dati, questo è uno studio fatto dalla Grina, l'analisi l'ho fatta io quando ero da lui, e quello che si è fatto, si è valutato un confronto tra robotica, laparoscopia e laparotomia, distinguendo il tipo di procedure, quelle che chiaramente in tutti i casi comunque avanzati, quelle che richiedevano solo isterectomia, mentectomia e linfadenectomia, che erano tipo 1, tipo 2 in cui era necessaria o una resezione o una sezione retto-sigma o ideale oppure una sterectomia, e il tipo 3 in cui invece erano necessarie più di due procedure maggiori. E per farvi rimanere brevemente, la conclusione era che in realtà si poteva pensare a un approccio minivasivo robotico qualora non ci fosse da eseguire più di due procedure maggiori, perché in quel caso non c'era nessun vantaggio ad eseguire la procedura per via minivasiva, e quindi in quel caso conveniva a convertire subito. Ovviamente la cosa fondamentale era riuscire a togliere tutto il tumore visibile. Questa invece è l'applicazione nel caso di interval debunking. Questo è uno studio del Gemelli, un confronto tra 65 pazienti che erano stati sottoposti alla chirurgia tradizionale e 30 alla mini-invasiva laparoscopica robotica, e vedete che ci sembrerebbe esserci un vantaggio per l'approccio mini-invasivo con percentuali di tumore residuo zero o molto adeguati in tutti i due gruppi, ma migliore performance in tempo di tempo operatorio, di perdita ematica e di decorso post-operatorio. Oltretutto anche la valutazione di qualità di vita era in favore del braccio mini-invasivo. Questo è lo studio, anche questo recentemente pubblicato, Mission, sempre pubblicato dai colleghi del Gemelli, in cui uno studio però multicentrico, in cui di nuovo si è valutato l'utilizzo dell'approccio mini-invasivo dopo chirurgia neoadiuvante nel carcinoma dell'ovaio. Anche questi, i dati relativi a un'adeguata citoriduzione sono sicuramente rassicuranti, e anche la percentuale di conversione alla laparotomia relativamente bassa. Qui sono i dati invece di livello survival e di esistere survival. La conclusione è che l'utilizzo dell'approccio invasivo, laparoscopico robotico, può avere un ruolo in casi in cui non ci sia eccessiva complessità, quindi nel caso in cui ci sia una risposta adeguata al trattamento chemioterapico. Per quanto riguarda la CR civile, qua sicuramente c'è un'indicazione. Qui sono, per far vedere così brevemente, come si utilizza, dove si mettono in porta nel caso si debba trattare una recidiva diaframmatica. Queste sono delle immagini che fanno vedere cosa si può fare, e questo è un lavoro in cui mostrano, una valutazione questa multicentrica dell'utilizzo della recidiva. Quindi le recidive erano prevalentemente di tumori, erano prevalentemente hybrid serous, che erano una singola lesione e prevalentemente nella pelle. I dati erano abbastanza rassicuranti in termini sia di perdita ematica di durata post-operatoria, sia e anche questo di percentuale di tumore residuo zero.
con una percentuale di complicanze accettabile, per cui anche in questo caso si deve fare una selezione adeguata, però la via mini-invasiva può essere robotica o anche mini-invasiva laparoscopica, può essere presa in considerazione in questo tipo di pazienti, che chiaramente si possono recuperare molto più rapidamente, posso quindi iniziare anche il trattamento chemioterapico molto più rapidamente. Quindi rapidamente in conclusione, sicuramente la tecnologia robotica è un tool molto che apparentemente ha un sacco di potenzialità, però ha le stesse problematiche che sono legate all'approccio tradizionale. Ci deve essere prima di tutto un learning per utilizzare in maniera adeguata la tecnologia e una capacità selettiva, soprattutto alla luce dei dati che abbiamo discusso delle pazienti. Non è la robotica non deve essere considerata qualcosa che prende il posto della laparoscopia, perché ovviamente se un chirurgo, un ottimo chirurgo laparoscopico, non ha bisogno probabilmente del robot, e dovrebbe esserci una selezione di pazienti delle pazienti che potrebbero trarre beneficio dalla tecnologia robotica, come ho detto, sicuramente le obese. Ovviamente probabilmente abbiamo bisogno di più studi randomizzati, non solo per ripetere quello dell'acqua, può essere così un punto di domanda, ma anche nell'ambito del trattamento delle altre patologie. E ovviamente ci sono poi le valutazioni etiche, economiche e di costo efficacia che effettivamente non sono per essere fatte. Grazie, scusate la lunghezza, e vi inviterei a Sofia a fine settembre per l'11° meeting della Società Europea di Robotica in ambito della ginecologia oncologica. Grazie. Rientissima, assolutamente. Noi non possiamo dire moltissimo sulla robotica e l'oncologia come esperienza personale, perché abbiamo un robot, l'abbiamo utilizzato, lo utilizziamo ancora, diciamo, in modo molto ristretto, quindi non tantissimo, solo per le patologie benigne finora. Ovviamente non abbiamo riscontrato grandi benefici rispetto alla chirurgia laparoscopica, perché per tradizione i Mangiagalli sono veramente tanti anni che la laparoscopia viene fatta a livelli abbastanza buoni. Quindi dal nostro punto di vista i vantaggi non ci sono. Quindi no, ma sono assolutamente d'accordo, come ho detto. L'unico vantaggio reale che può essere considerato di in più rispetto alla laparoscopia è che la tecnologia robotica ha una learning curve che è molto più corta, esatto. Per cui evidentemente più chirurghi possono diventare bravi utilizzando il robot, quindi più pazienti possono trarre i vantaggi dell'approccio mini-invasivo, ma se chiaramente uno è già bravo, del robot se ne fa niente. Sì, diciamo che abbiamo una tradizione di laparoscopia. Però sicuramente non potete trattare tutti voi, i bravi laparoscopisti, i bravi laparoscopisti sono pochi e quindi diciamo quelli mediocri sono di più e i mediocri utilizzano il robot, quindi non è una cosa di merito, è una cosa di tecnologia che sicuramente ti aiuta nella learning curve. E poi secondo me sicuramente l'indicazione principale è anche l'obesità, perché chiaramente fare un'isterectomia anche relativamente a un utero relativamente piccolo in una paziente super obesa con la laparoscopia o robotica è molto diverso, cioè la robotica ti facilita in maniera significativa. Io volevo fare una considerazione conclusiva sullo studio sull'HAC, che è l'evidenza più importante che noi abbiamo di confronto tra chirurgia mini-invasiva e chirurgia tradizionale. Ora, quando a me pare che, per quel che io non sono oncologo, per quel che io leggo, il LAC sia stato disegnato bene. Quindi, nel momento in cui si disegna bene uno studio, un trial clinico randomizzato, e alla fine si ha, e quindi ha una buona dimensione del campione e via dicendo, produce risultati. Questi risultati
a una parte gli esperti piacciono, a una parte gli esperti non piacciono. E questo è un qualche cosa che vale per tutte le aree della medicina, non solo per l'oncologia. Alla parte di esperti a cui i risultati non piacciono, vengono immediatamente una serie di considerazioni, una serie di idee per cercare di smontare il trial. Ma questo è un fenomeno comune, diffusissimo, studiato. Quindi non mi sorprende che dopo la pubblicazione del trial sul New England siano insorti una marea di persone che abbiano detto: ah, ma non andava bene questo, non andava bene quello, non andava bene quell'altro. Prima cosa. Rimane il fatto che quando si conduce uno studio che è stato ben pianificato e viene condotto con buoni criteri, selezione di chirurghi, multicentrico, con numeri assolutamente difficili da raggiungere, cioè è stato per di più interrotto, ma voglio dire, stiamo parlando di grossi, rimane una qualità di evidenza comunque molto robusta, anche perché la differenza non è sottile. Ora, gli epidemiologi sono generalmente piuttosto scettici nei confronti delle analisi per sottogruppi, e si potrebbe discutere all'infinito su questo, ma questa evidenza rimane. Allora, possiamo incominciare a dire: ah, ma se avessimo fatto questo, se si fosse fatto l'altro, eccetera eccetera, via dicendo. Benissimo, che si faccia un altro trial se si riesce a convincere le donne a partecipare al trial, perché il punto centrale è che adesso questa differenza del 12% di mortalità a 4 anni e mezzo è un fatto che bisogna comunicare, e io vorrei sapere qual è la paziente che oggi dice: ma no, guarda, sai che c'è, io piuttosto che avere un taglio nella pancia mi ricorro il rischio di avere il 12% in più di probabilità di morire tra 4 anni. Io credo che non lo farebbe nessuno. Quindi sarei veramente curioso di capire se sarà possibile effettuare ulteriori studi di queste dimensioni alla luce di queste evidenze. Se gli oncologi ci riusciranno, sarà una buona cosa se verranno fuori risultati diversi rispetto all'HAC che dimostrino che la chirurgia mini-invasiva è non inferiore alla laparotomia. Se dovessero essere duplicati i risultati dell'HAC, credo che dal punto di vista etico bisognerebbe farsi grosse domande. Quindi si apre un futuro in questo senso che è molto difficile, molto accidentato dal punto di vista metodologico ed etico. Quello che noi abbiamo fatto quando è uscito il LAC trial, ti ricordi, ci siamo incontrati, abbiamo parlato e abbiamo detto: senti, informiamo le pazienti, queste sono le evidenze, io non lo so, non mi risulta che nessuna paziente abbia mai detto: io preferirei comunque la laparoscopia. No. Okay, insomma, quindi le implicazioni pratiche di questo studio nella nostra realtà, che non è una grossa realtà oncologica ovviamente, ma è che la chirurgia invasiva per carcinoma della porzio, che qui era sistematicamente effettuata, non è stata effettuata, punto. Aspettiamo sicuramente con interesse eventuali nuove evidenze, ma per il momento mi pare che qui ci sia un messaggio forte e chiaro. Grazie Vanna, grazie Fabio.